A me sembrava ironico e attirava l'attenzione, visto che molti mezzi di informazione non lo fanno. In fondo non è attirare l'attenzione per qualcosa di frivolo, è una cosa prevista dalla Costituzione, un referendum. Poi uno è libero di votare quello che vuole nella vita, ma non sapere per che cosa si va a votare, perché uno dovrebbe dire sì, perché uno deve dire no, secondo me non è giusto. Punto. Qualsiasi iniziativa nell'ambito costituzionale dovrebbe essere ben reclamata, fa parte della libertà dei cittadini. Per perché ha pubblicato questo? Il problema è dov'è questo contratto? Chi è che controlla il controllore? Io non ho a caso Facebook e non sento la mancanza. State, continuo a dire, state attenti a quello che ho pubblicato su Facebook. Facebook non è uno spazio libero di comunicazione. Se volete fare degli spazi liberi di comunicazione, prendetevi un host in-house da qualche parte, prendete un attimo virtuale, una decina di euro al mese per un attimo virtuale, mettete sul vostro sito web, a quel punto nessuno può venire a sindacare ciò che è pubblicato, non mica portare gli account. Se a quel punto per togliere la parola non basta qualcuno nel controllo di Facebook, nel sistema di controllo di ricerca mi piace, occorre che un giudice, vabbè, se è violata la legge, per forza, ma anche se è violata la legge, potete anche avere provvedimenti di reclusione. Però per manifestare delle idee come queste, un giudice, pensate che un giudice avrebbe chiuso un indirizzo per una cosa del genere? No. Assolutamente. Ok. Anzi, siccome vi dico anche qualcosa in più, siccome noi siamo quelli che dobbiamo mettere insieme, mettere in piedi i sistemi liberi, dobbiamo dare una mano agli altri che vogliono parlare, anche se non la pensano come noi, di avere la modalità per parlare. Ok, cosa facciamo oggi? Intanto domanda sul progetto. Ieri mi avevano dato un compito a casa, l'ho fatto. Dove andiamo? Oggi qua. Mi hanno detto non riusciamo a trovare i vari pezzi dello stesso. In particolare il problema che qualcuno mi ha segnalato ieri è dov'è lo stack pointer? E allora andiamo a vedere. Prima domanda, dov'è lo stack pointer? Quindi vado accedo così perché faccio prima, però è quello che voi vedete su web. Tra l'altro, ieri mi hanno anche detto che per il corso di tecnologia web fate anche un bel servizio di social networking vostro, quindi siete anche capaci di farlo, no? Io faccio brutalmente dei siti web, al massimo quando mi impegno dei blog. Voi siete più bravi di me, fatelo. Allora, qui non si vede un tubo, ma è lo stesso. Perché torno in basso, adesso basso le cose. Come cavolo si chiama? Amicaia 11. Allora, questa è la directory che vedete in World Web. CD micro MPS include VI. Dov'è? No, ecco perché. VI
micro-mps-types.h. Vabbè, ci sono varie strutture ed ecco qua lo state t, e uno dice ma vedo lo state, la causa, high e low, ma attenzione, il general purpose register vengono individuati in questo modo per fare un vettore unico, poi tutte le define sotto danno i nomi a questi registri, quindi nel codice userete questi nomi simbolici che equivalgono all'elemento 0, all'elemento 1 e così via. E se andate a vedere con calma ad un certo punto vedrete che c'è stack pointer, frame pointer, return address, questo è il punto di ritorno delle funzioni. Perché nella macchina RIS il punto di ritorno è un registro, poi aspetta voi metterlo sullo stack. Tra l'altro questo fa in modo che per quelle che si chiamano le funzioni foglia, cioè quelle funzioni che non chiamano altre funzioni, si possa anche evitare di metterlo sullo stack perché si lascia nel registro. Ok, ancora domande su tutto? Nessuna domanda? No. Ma state dicendo sciocco le domande. Allora, direi di andare avanti. Ho scritto Arvini, non ho ancora risposto, lo vediamo appena mi risponde. Comunque l'aula l'abbiamo matematica tutta la mattina di sabato 14 fino alle 12, quindi tenterò di chiedere a Arvini di arrivare più presto che può. L'ultima volta che è venuto a fare, ve l'ho detto, un talk a Bologna, me lo sono visto arrivare in bicicletta da Brescia. Sì? E anzi ci ho fatto così. Sì. Quando uno dice per fare gli informatici occorre avere il fascino della sfida e riuscire ad avere pazienza. È un esercizio di pazienza che serve sempre per... Allora, io direi a questo punto di continuare, che poi questa parte la lasceremo perché poi la settimana prossima ci concentreremo sugli esercizi per lo scritto. Andiamo ancora oggi, perché un venerdì è parte più di laboratorio sugli esercizi di prova pratica. Facciamo ancora esercizi di prova pratica, poi facciamo esercizi per lo scritto, ne facciamo due lezioni per lo scritto del 13, delle di concorrenza, visto che anche abbiamo fatto i scritti più remoti, e poi facciamo un esercizio una lezione giovedì 19, direi. Perché martedì, ricordo, non ci sono, e anche io ho scritto De Felice se lui fa una lezione di approfondimento sul Python, quindi questo dovrebbe essere il piano delle lezioni, andare alla fine del corso. Allora andiamo a prendere un po' di prove pratiche. E continuiamo ad andare a ritroso. Bellino questo. È molto semplice, basta leggere un manuale. Dice, vogliamo fare il merge di due FIFO.
Python e Pipe, in modo che quello che arriva da tutte e due le Pipe finisca in un solo output. E dice usare l'assistant call pod. Allora, come si fa questo? Allora, allora, su questo non ci piove mai. Ora che abbiamo scritto questo, come vi dicevo prima, fate le cose con il cuore, fatte bene stilisticamente, ma con solo il cuore della funzionalità. Poi se volete mettete il controllo. Quindi ipotizziamo che le due pipe stiano in RQD1 e RQD2. Dopo controlleremo anche, se abbiamo tempo, se ci sono due argomenti. Quindi le due pipe devono essere aperte in lettura. Bene, noi sappiamo aprire i file in lettura, quindi int P1 P2 P1 uguale open argv1 o read only e P2. A questo punto così mentre scrivo mi mette già a posto l'indentazione. Ho acceso C indent per dire l'indentazione del C. A questo punto io me lo ricordo a memoria, ma lo studente magari non se lo ricorda, fa man poll e va a vedere. E se volete il mio consiglio, che poi siete liberi di seguire o no, piuttosto che andare in giro a cercare manuali improbabili in italiano con Google, prima fate man, se lo avete lì e sicuramente vi dà delle informazioni coerenti, ok? Quindi man poll dice che ha questo vettore di FDS, il secondo parametro è il numero degli elementi del vettore del primo, e timeout se si vuole. Vediamo un po' di cose. Dice che la struttura poll FD è fatta così, bene, e che timeout è qua nell'ultima riga, è millisecondi, se è un negativo è infinito, se è zero non si blocca. Quindi noi dobbiamo, praticamente cosa dobbiamo fare? Aspettare fino a che in una delle due pipe, in almeno una delle due, c'è un dato da leggere, poi se c'è il dato da leggere lo leggiamo e lo mettiamo in standard output. Ok, poi ci rimettiamo ad attendere e così continuiamo, in modo che la poll si fa da blocco, ci sblocchiamo dalla poll quando siamo certi che in una delle due c'è da leggere, la poll ci dice in quale c'è da leggere, quindi facciamo la rete solo quando siamo certi che ci sia un dato. Ok, quindi che facciamo di bello? Allora adesso struct poll fd. Quindi adesso qua abbiamo struct poll fd pfd di 2, pfd di 0 punto fd uguale P1.
PFD che 0 uguale, io sono molto pigro, faccio così perché le devo fare uguali, ma faccio prima ripetere la riga e poi unirla, uguale poll in, ok? Che vuol dire voglio aspettare in input. A questo punto facciamo un ciclo intanto facciamo così, poi casomai gestiamo la fine del file per uscire per bene. Ok, while 1, cosa facciamo? Int n uguale poll pfd 2 meno 1, quindi vuol dire che aspetto da uno dall'altro. Poi if pfd di 0.rEvent and pollin, cioè se sul pfd di 0 c'è quello, char buff 1024, possiamo metterlo a fattor comune, int c, int nr uguale read pfd di 0. Sapete che cosa vi dico? Non aveva neanche bisogno di scrivere P1 o P2, potevano direttamente tenerli dentro gli elementi del PFD. Casomai dopo lo spostiamo. PFD di 0.fd uh, 1024. No, manca buff. Buff 1024. Write 1, poi casomai cerchia la costante buff nr, poi queste quattro righe vanno duplicate per 1 pfd di 1, quindi qui che cosa mi occorrerà? Include, sicuramente standard IO, poi mi manca file control per la open, non so se mi serve ma male non fa, e per la poll che cosa mi serve? Poll. Dimmi tutto. Niente, possiamo eliminarlo, cioè n ritorna il numero degli elementi in cui poll è vero, cioè quanti file è scritto erano i 20. Delle due può essere utile, quando l'ho scritto ho detto ci metto if n uguale meno 1, esco perché è successo un errore, però poi ho detto questo lo faccio dopo. Vediamo come sta questo codice, gcc meno merge un errore tipico quando si fa completamente scrive gcc meno mergepy.c mergepy.c, vi mangi il sorgente perché mette l'eseguibile che ha lo stesso nome del sorgente. Incompatible types in assignment linea 14, cosa ho fatto a linea 14? Forse manca punto event.
No, volevo. PFD undeclared. Perché mi è finito maiuscolo misteri della fede? Avevo fatto copia in coda forse. Pollen undeclared, anche qui altro problema, che pollen deve aver combinato qualcosa con le maiuscole, perché pollen è ok. Quindi a questo punto siamo in condizione di provarlo. Come lo proviamo? Con i soliti screen Ctrl A, Shift S, Ctrl A, Shift S, Ctrl A, Tab, Ctrl A, Create, Ctrl A, Tab, Ctrl A, Create. E quindi così ho tre shell in una finestra. Ctrl A, Tab. MKFIFO P1 e P2, ok? E ora qua cat maggiore P1, cat maggiore P2 e qua punto barra merge pipe P1 P2. Ciao, prova, fa il merge e quindi ho messo dentro dati in una pipe o nell'altra, quello mi ha fatto il merge e mi prende dati da entrambe, ok? A questo punto è già un esercizio a quale non posso che dare il massimo punteggio. Se avete tempo potete controllare che ci siano i due parametri, se non ci sono i due parametri mettete lo user, controllate il valore di ritorno, se per caso le righe vi danno 0 vuol dire che è stato chiuso il file dall'altra parte e quindi uscite dal programma perché non ha più. Però a quel punto l'esercizio sapete già che funziona, potete con calma fare gli abbellimenti del caso. Ok, quindi Ctrl Tab, Ctrl D, Ctrl F, Shift Join. Non mi ricordo come si fa il join, però adesso lo chiudo e via. Allora, andiamo a vedere. Eps, ho sbagliato. Sono stato un po' troppo irruento. Andiamo a vedere qua cos'altro diceva. Ah! C'è un completamento. Completare l'esercizio 1 con una gestione più completa della linea comando tramite che è top long. In particolare si vuole che siano gestiti merge5 o meno help. Il programma deve consentire il current update in un file diverso dalla standard update avendo un parametro O seguito dal nome del file. Vabbè, questo è simile a quello che abbiamo fatto l'altro giorno con il getOp long, che bisogna mettere Allora, facciamolo, non è un grosso problema. Una cosa, quando c'è un esercizio che è completamento di un altro, qui esercizio 2 dice completare in questo modo l'esercizio 1, per cortesia datemi due sorgenti, uno che è l'esercizio 1 e uno che è completamente esercizio 2. Mi è capitato, in un caso particolare,
lo studente che diceva che funzionava l'esercizio 1 e poi andando a modificare con l'esercizio 2 non funzionava più neanche quello che aveva fatto con l'esercizio 1, e allora non ho potuto dare buono né l'1 né il 2, no? Non è questo il caso. Però se una volta che l'esercizio 1 funziona lo mettete da parte, fate una copia, cambiate il nome, modificate, andate su tranquillo. Per educare facciamo merge5.c, merge5.2.c. Vai. Tra l'altro questo esercizio me lo ricordo perché adesso vi faccio vedere come si può compattare questo codice. Così, uguale punto fd uguale facciamo così. Punto events uguale pollen virgola che mi dà questa strana indentazione. Vediamo se funziona. Cosa? Torniamo a dire che non... Nell'arco 2... Ah! Ok, hai ragione. Ok, quindi così è molto più compatto, pratico, senza stare a assegnare, riassegnare e così via. Questa è una sintassi abbastanza recente ma comoda, quella di mettere negli inizializzatori punto e il nome del campo della struttura. Adesso dobbiamo mettere il... getOpt... long unistandard, facciamo prima come abbiamo fatto l'altra volta a quello del cutoff long è il secondo esempio.
Ok. Però mi sono un po' incartato. Perché adesso... Facciamo ma così, per salvare, fare... Intanto qua metto quello che mi sono copiato di là per... gestire bene la cosa, cosa faccio? Prendo e questa che è la funzione che fa il core, invece che usarla come funzione main, mi scrivo un nuovo mail che prende i parametri e poi chiamerà questa. Quindi questa la facciamo diventare merge file, e quindi lo facciamo diventare, al posto di questo, char star F1 char star F2, se volete diciamo che non li andiamo a cambiare, e quindi separiamo la gestione dei del merge dal main. Ora quelle righe che mi sono copiato prima, ho sbagliato a metterle qua, però non c'è problema. Qua devo mettere uni standard. Quante sono? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15? Sì. Queste 15 righe le porto sotto. Noi cosa dobbiamo fare? Questo ci basta questo, e dobbiamo mettere help e lo facciamo diventare equivalente ad H. E dovevamo mettere out, diceva il testo, che è equivalente a O. E quindi abbiamo out anch'esso con parametro. Char star out uguale null. Torniamo a vedere l'esempio. Qua addirittura mettersi dentro lì coso e poi fa lo switch C, va bene, e alla fine ha opt-in. Vediamo. Allora, il while 1 lo mettiamo qua. A questo punto switch C, case H
usage, break, case, o dobbiamo mettere out uguale opt arg, break, niente, è lo stesso, e a questo punto if out diverso da nulla, possiamo fare, per non stare a diventare matti, possiamo fare la ridirezione, o passiamo un parametro del file su cui scrivere, o facciamo la ridirezione. Possiamo fare tutte e due le forme. Una forma è questo: int fd uguale open out o create, dov'è la pipe qua, o write only pipe o trunk 0666, e poi faccio dup2. Anche qui dopo ci andrebbe il controllo se il file non viene aperto, metti la scritta dup2 fd1, ok? E a questo punto chiama merge file arpv di opt end arpv di opt end più 1. Anche qua un controllino, se ce ne sono ancora due, aiuta. Manca lo usage, che per ora void usage, alcuni programmi allo usage passano l'arg di 0, in modo che se rinominate il programma l'errore vi arriva con il nome del programma, char prog name const char star prog name, e a questo punto cosa si fa? Fprintf standard error usage puntini puntini, poi lo metterete quello che volete, exit 1. Vediamo come va questo. Da 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 da, 40 46 2 punti 40 option, long option. Io, secondo me il problema è che questa funzione man get opt long un solo underscore, c'è qualcosa che non va, mi dicono della regia, vediamo se ha bisogno di qualche
No, dovrebbe esserci. Andiamo a vedere dov'è l'errore. Mi dice che static struct options long options, e mi dice che l'array, che non riconosce l'array C undeclared, e questo lo risolviamo in un battibaleno, ma è l'altro quello che mi dà fastidio, il C che non è definito. Il C che non è definito si risolve subito, quindi 41, e 41 è proprio quella? Static struct option long options, grep meno R struct option barra user include c'è un getOpt.h, perché non mi dice di inserirlo? Ok, mancava quello, ma nel manuale non c'è scritto di inserirlo, ma ci vuole, o forse ho letto in fretta io. Quindi se io faccio adesso punto merge pipe 2 meno h invalid option, bravo, meno meno help me lo dà. Ah, ho messo che help requires un argomento, ovviamente help non richiede argomenti. E qua mi sono scordato di mettere a posto la stringa, che è o due punti h la stringa, perché o ha un argomento e h no. Ok, meno h, e il meno o, fidatevi, funziona, cioè prende il file. Ho ridirezionato l'output, oppure potevo mettere un file descriptor che inizializzavo a 1, e se mettevano out aprivo il file e lo mettevo il descrittore del file aperto in quel descrittore dove inizialmente c'era 1, e poi lo passavo come parametro alla merge file, come volete. Quindi abbiamo fatto l'esercizio 2. Sì? Vuoi vedere il sorgente? Questo merge file è il vecchio main che ho ridenominato. E anche qui per comodità e anche per pulizia. Separate la parte operativa dalla parte di lettura dei parametri. E poi giù c'è il main che fa la gestione. Ma adesso viene il bello. Questo esercizio 3 mi piace. No, troppo. Lo script deve produrre l'elenco dei file che sono stati modificati in due sottoalberi. Cioè, per esempio, diffy dir1 e dir.v2, che quindi sono la stessa directory in due versioni diverse, deve produrre la lista dei file presenti nella stessa posizione relativa, ma che hanno contenuto diverso. Cioè, non deve far vedere le differenze, deve solo far vedere quali hanno contenuto diverso.
Come lo fareste? Cioè, voi avete due alberi che sono simili, perché sono due versioni dello stesso albero. Dovete far vedere l'elenco dei file dove ci sono differenze. Quindi i file che contengono lo stesso contenuto non li listate. Quelli che hanno contenuto differente dovete listare i file che hanno contenuto differente. Vediamo se c'è un diff, se c'è un diff già pronto. Vabbè. Per esempio meno Q. Proviamo a vedere se c'è il diff meno Q meno R. Intanto creiamo la struttura per fare la prova. Mkdir di 1 touch di 1 F1 echo ciao maggiore di 1 F2 mkdir di 1 barra di x ecco mare maggiore di 1 di x f3. Ora faccio cp meno r di 1 di 2, quindi ho due directory di 1 che sono uguali. Adesso in di 2 cambia qualcosa, quindi cos'è che si vede poco? Ok, allora alzo. Alziamo la finestra. Così. Cioè, magari anche lo zainetto. Va bene. Così abbiamo due gerarchie uguali. Adesso faccio vi di 2 fx no, di x F3 e facciamo montagna e diff meno Q meno R di 1 di 2 mail di 2, proviamo a cambiarne un altro, aggiungerne uno, ecco maggiore di 2 di x f4 f5. Questo sembra, riguardiamo il testo perché l'elenco dei file che sono stati modificati in due sottoalberi, cioè per esempio presenti nella stessa posizione ma che hanno contenuto diverso, quindi qui deve dare solo quelle che hanno la stessa posizione rispetto a quello che fa vedere anche se ci sono dei file nuovi. Quindi un modo potrebbe essere quello di fare un grep. Talvolta, altri metodi. Se avete bisogno di fare per esempio, se io vi dicessi
cercate in due gerarchie, ecco un bel testo d'esame. Non ve lo dico perché sarà il vostro esame. Mi avete dato l'idea per fare il testo della prova pratica. Ok. Va bene. Allora. Andiamo a ritroso. È semplice. E poi casomai se volete se volete solo l'elenco pipe oak print print dollaro 1 no dollaro 2 ho sbagliato il campo, così avete solo l'elenco. In questo caso forse funzionerebbe anche cat-f2? No. Man cat, perché cat ha quella bruttissima cosa che a me non piace, che meno d uguale spazio. Che, non, che vuole solo il tab come delimitatore, allora bisogna cambiarlo per fare, per mettere lo spazio. Io di solito uso Oak per fare queste cose, che è più potente e mi ricordo una cosa sola invece che due. Allora andiamo a vedere a questo compito cosa adesso di fare. Scrivere un programma che crea un processo figlio. Processo figlio e processo padre devono essere collegati da due pipe, una per comunicazione genitore-figlio e una per comunicazione figlio-genitore. Ecco, questo è un programma che serve per valutare quanto efficiente sia la, la gestione dell'interprocess communication via pipe. Dice mandate 100.000 messaggi pipe, scusate, 100.000 messaggi 40 caratteri dal padre al figlio. Il figlio, quando riceve il messaggio, fa l'eco. E quindi devo continuare a impallarsi i messaggi per 100.000 volte, alla fine dobbiamo contare quanto tempo ci metto con time. Va bene? Come si fa? Beh, anche questo è abbastanza semplice. Allora. Non ho bisogno del poll, in realtà ho copiato per avere questo, ora dobbiamo fare int più 1 di 2 int più 2 di 2. In realtà non usiamo gli argomenti a questo punto. Ecco, uno dei casi tipici della fork è fare if fork. Io ultimamente uso un'altra forma che è il mio stile personale, ma lo trovo comodo, cioè scrivere switch fork
cioè mettere il fork all'interno di uno switch, quindi ho case meno 1, case 0, e default. In caso di case meno 1, cosa faccio? Fprintf standard error fork error. Ok, infatti ho messo i due punti qua dopo per parietà. Allora, punto e virgola, exit 1 perché non riusciamo ad andare avanti, 0 è il processo figlio e quello sotto è il processo padre. Il processo figlio che cosa fa? Battezziamo che la più, anzi, per capirci meglio, la prima pipe la chiamiamo così, o anche semplicemente senza la più prima. Parent to child, child path. Così si capisce il senso già dal nome. Quindi pipe to child, parent to child, child to parent. Quindi il figlio cosa deve fare? Il figlio deve chiudere la, è il figlio, quindi nella parent to child leggerà il figlio e quindi chiude quella dove poter scrivere. E invece nella child to parent chiude quella dove leggere. Padre fa la cosa opposta. Char buff di 40 di message len, quindi define message len 40, sharp define n trials, numero tentativi 100.000, perché c'è una, qui ci vuole un int i. Il figlio che cosa fa? For i uguale a 0, i minore di n trials, i più più, int n uguale read da parent to child di 0 buff message len, write in child to parent di 1 buff n. Il padre cosa farà? Prima scrive
al sul parent to child di 1 e poi legge child to parent di 1. Allora, intanto compiliamo a vedere come va. Secondo me manca una graffa qua. Poi andiamo a vedere cosa succede. Allora, manca anche un break in fondo? Sì, manca anche un break in fondo. Anche se poi non sarebbe utile. GCC meno o pipetest.c pipetest compila il primo colpo. A questo punto proviamo time pipetest, perché forse mi manca punto barra. Sembra funzionare, ma a questo punto uno dice, sarà vero? Per vedere se è vero, che cosa vediamo? Facciamo in modo che il figlio stampi vercola i n buff. Mi era inventato il percento n. Vabbè, se avete tempo arriva a 100.000. Ovviamente questa volta ci metterà di più. Ho mandato un Ctrl C che non sembra. Quindi abbiamo la prova che i numeri che generava sono corretti, ok? Quindi questa macchina per mandare 100.000 messaggi ci mette avanti e dietro, quindi 200.000 ci mette un secondo. Sì? Non ho capito, stavo parlando di programma, non ho capito a stampare il banco. Il figlio, quando ha ricevuto, stampo quello che c'è. Se uno dice c'è già quel valore, ma afferma di aver ricevuto 40 caratteri, quindi li ha sovrascritti, se volete ancora maggiori garanzie, mettete due buff, uno per il padre e per il figlio, oppure in uno dei due ripulite e vedete se lo sovrascrive. Certo. Quindi pensate che in l'interprocess communication da 40 caratteri prende un microsecondo, che è abbastanza buono per fare interprocess communication, no? No, aspettate, 100.000, 10 microsecondi, va bene? Quanti sono i microsecondi? Quante? 6 in un secondo fa 100.000 cicli.
o forse e quindi per mandare un messaggio 5 che c'è uno che va e non mi ricordo se il testo diceva di prendere il tempo oppure semplicemente serve per valutare il tempo. Comunque se l'ha fatto non ha fatto nulla di male, anzi. Poi invece il testo. Allora, scopro se forse era meglio farlo. Ecco, copiare l'esercizio precedente, ma al posto del 3-5 usare i messaggi dell'Interprocess Communication di System 5 tramite la System Call Message Get, Message Send e Message Receive. Andiamo a vedere. System 5, a me piace poco System 5, questi chiamate del System 5. Guardiamolo. Message get. Tra l'altro, a mio avviso violano quello che è il frame di Unix, cioè tutto il nome delle strutture Stack File System. Come funziona questo? Uno si decide una chiave. Dice, io voglio creare un canale di comunicazione con questa chiave. E quindi se un attimo chiude la chiave uguale, ci devono essere dei meccanismi, come non è nel file system, ci devono essere dei meccanismi di protezione specifici, che non è la principio di Unix. Comunque una volta che uno ha creato il canale, vediamo le flag, che sono simili a queste, a quelle simili a quelli della open, quindi vedete che c'è tutto il suo modo di protezione che è scomodo. Quindi message get e poi abbiamo message send message receive dice prendi la coda, cioè hai la solita cosa del buffer della coda e vediamo se c'è qualcosa message type, devi mettere anche un message type con il dato, secondo me funziona anche senza perché no, perché alla fine dall'altra parte devi mettere il message type. Ok, perché fate la selezione. Allora, cominciamo a pensare come fare. Allora, cp di pipetest.c ipctest.c. Il message buff secondo me è finito già da qualche parte.
mettiamolo qua, semplicemente per memento, per ricordo, quindi lo commento. And if zero è la maniera breve per commentare tante righe con anche dei commenti. Invece di avere le due pipe, noi dobbiamo avere due strutture di interpersonal communication. Quindi torniamo a vedere il manuale di message get. Quindi ci vuole una key con IPC create. Per fare questo dobbiamo prendere queste inclusioni qua, IPC create. Quindi dobbiamo includere questi file di inclusione e invece di avere questo lo chiamiamo message get. Ora pensiamo alla chiave, no, non è una stringa, è una costante IPC create. E a questo punto faccio prima a duplicare la cosa C2P. La chiave di che tipo è? La chiave di che tipo è? Direi che sia un intero. Ecco, questo ci può essere può esserci utile per dire voglio una nuova coda, cioè questa costante IPC create, quindi invece che stare IPC private, quindi invece che stare a diventare pazzi a cercare una chiave possiamo fare così. Message get la flag in fondo, no, message receive. E message send. Message send. Message receive. A questo punto vediamo la regolarità sintattica. Message receive a linea 39 ha troppi pochi argomenti? Perché? Non ha... Andiamo a vedere. Message receive. Ah, ah, c'è il type. È vero, mi sono scordato quella storia del type.
Quindi tra l'altro è brutta anche questa definizione, vedete, dice lì, dice guarda che c'è una struttura Messerschmitt che ha un primo campo che è un long seguito da un vettore di un carattere. In realtà quello serve per dire quando mi ha dato un messaggio dovete vedere un long con di seguito il la lunghezza un array di lunghezza variabile di quello che volete voi. Quindi dobbiamo fare, invece che fare questo, ho due dubbi in questo momento che vado a vedere sul manuale. Il primo dubbio è la lunghezza che devo passare alla message send. È la lunghezza solo del campo dati o della struttura che contiene anche il dito? Prima questione da risolvere. Seconda questione, quando ricevo nel buffer, visto che è selezione tipo, mi mette anche il tipo o mi mette solo i caratteri ricevuti? Adesso andiamo a vedere di risolvere questi dubbi da manuale. Allora, message sites mtext è un array whose size is specified, quindi è solo la lunghezza del campo dati, non è la lunghezza, il long è in più. Quindi abbiamo risposto alla prima domanda. La seconda domanda è la receive, questa è la send. La receive che cosa riceve? Riceve type message selection. Scusami, questo perché prima parla in generale, poi c'è la message send e poi la message receive che sarà dopo, ecco. Andiamo a vedere cosa riceve la message receive. Riceve un riceve, dice void star message p, e void star message p è pointer a questa struttura, quindi anche in ricezione arriva, anche se avete stabilito il tipo, vi arriva anche la struttura con anche il tipo. Allora, definiamo la nostra struttura message our message path e qui mettiamo uguale, no, non possiamo. Però possiamo fare così.
construct our message buff uguale message type e test message. Questo è da fuori una contestazione. Hanno ragione. Allora, per la message receive intanto non c'è la E. Dobbiamo dire per la receive message type in tutte e due le receive. Allora, perché qua ho scritto hour e qui out. Ok, vediamo. Incompatible type for ha ragione, perché visto che buff è questo, buffer qua dovremmo dare l'indirizzo. Ok. Allora viene il dubbio, avrà fatto il suo lavoro? Buff, stavolta devo mettere punto. Mtext. No, non sta facendo il suo lavoro. Vedete che da meno 1. A questo punto dobbiamo capire, a parte chiedere che accetti il control C, dobbiamo capire dov'è che non passano i dati. Intanto, primo passo, vedere che vengano creati. Per evitare di aspettare un tot, blocchiamo il programma giusto per vedere che funzioni. Le code sembrano create. Allora, andiamo a vedere che cos'è che non va. Quindi le cose sembrano, adesso per fare l'esperimento abbassiamo questo a 10 per evitare di dover, quindi questo sembra creato. E adesso bisogna andare a vedere perché non va. Cosa fa la message receive?
Allora aggiungiamo aggiungiamo Erna e andiamo a far vedere qui qual è l'errore. Anzi, facciamolo ancora più tipo int, ah, perché ci vuole string, permission denied. Perché permission denied? Perché avendo detto IPC private, no, mi dice che è permission denied. A questo punto andiamo a vedere questo benedetto message get, come mi dice. Allora, siccome lo uso poco, facciamo anche un giretto a vedere un programma che usi questo e vediamo che cosa ci può essere di diverso. Quindi, se io metto un message get msg send message receive message control, ci voglio del codice. Se mi desse retta mi farebbe piacere. Ok, questo ha ecco dov'è il problema. Bisogna metterci anche i permessi in fondo, vedete? Ah, si vede che lei è più fortunata. Ce lo chiamo? Sì. E perché il problema è che qua hanno messo questo con i bit alti e ci vuole 0 mettiamo 600 in modo che loro possano
Ok, adesso fa success. Ci volevano anche i permessi nella messa a terra. Ok, adesso ovviamente bisognerebbe togliere la stampa di controllo e farla andare 100.000 volte. Facciamola andare per vedere la risposta. Tutto questo serviva per dare una risposta a una domanda. Qual è più veloce? Bah, siamo lì. Forse un pochino più lento questo. Se non è zuppo è pan bagnato, non è che ci sia un fattore da dire uno sfida più due. Più o meno le cose sono simili come tempi di risposta. Ok? Facciamo 5 minuti, poi ci riconvochiamo, nel frattempo controllo se ancora la risposta. Dovrebbe essere ripartito. Ok. E da dove lo vedete? Il sito, quello che sta registrando. È il sito che sta registrando che da una persona fisica remota che vi sta dando in tempo reale le cose. Allora, il problema qual è? Quello di invertire le righe pari e le righe dritte alle righe pari. Abbiamo questo input, hello world, goodbye moon, e deve diventare world hello, moon goodbye. Cosa? Ecco, conoc. Conoc che cosa si può fare? Se NR sì, è dispari o pari, allora se NR è dispari, semplicemente prendo una variabile e ci metto dentro la riga. Quando NR è pari, stampo prima la riga e poi stampo la variabile. No? Proviamo. Facciamo un file.org. Meglio che toggle in questo caso è meglio swap. Allora, possiamo fare questo potrebbe suonare se il numero dei record, cioè il numero della linea per 102 è 1,
metto nella variabile line $0, cioè tutta l'intera riga. Altrimenti stampo per %s, quindi stampo la linea corrente seguita dalla linea che avevo salvato prima. Vediamo se gli piace. Oak meno f su upline.oak 1 2 3 4 sembra funzionare. Quindi se adesso faccio un file con fa proprio quello che volevamo. Anche qui questo è già l'esercizio. Se poi volete divertirvi, avete tempo, potete fare il caso di numero di righe dispari, per cui l'ultima che rimane in sospeso la mettete fuori a parte. Vabbè, ma sono tutte migliorie. Ok, questo è un altro compito andato. Qual era? Qua, forse questo devo prendere adesso. Bello questo. Queste sono nuove system call. Questa è l'interfaccia di iNotify. Che cosa fa? Chiede a Cache di stare attento per aggiungere uno specifico file su una e mandare delle indicazioni, dare dei segnalare quando avvengono da parte dei processi azioni su questo file. Il file viene aperto, viene modificato, viene cancellato. E il bello di questo è che il termine è una parte attiva. Prima che esistessero questi system call, i meccanismi erano folli. Invece qui si dice, kernel, guarda che io voglio che mi venga notificato da quel nome se succede qualcosa qua. E quindi questo è un tipico esempio di lettura, comprensione e utilizzo di una system call nuova, quindi di lettura di manuale e di utilizzo. Deve stampare il file è stato aperto ogni volta che il file viene aperto, il file è stato modificato se viene modificato, deve terminare quando il file viene cancellato. Vediamo. Allora a questo punto il nostro il nostro compito è quello di andare a vedere il manuale meno k in notify. C'è anche un manuale proprio 7 è quello descrittivo, dice guarda che hai queste chiamate init watch, add watch, rm watch, read e close. Vediamo cosa dice init.
In tedesco inizializza una e ritorna un file descriptor, quindi funziona come un descrittore di file che ti manderà le notifiche quando qualcosa è succede qualcosa al file. At the watch. Nietzsche, quando prendi il file descriptor e aggiungi quel pathname con quella maschera, che cosa dice quella maschera? Cos'è la maschera? Dice di guardare i notify per vedere la maschera. Questo è l'evento che riceveremo. E la maschera dice l'evento che avviene. Quindi, quali sono gli eventi per cui possiamo chiedere di essere svegliati? Per creazione e cancellazione di file in una directory, modifica, apertura. Sì, quindi noi vogliamo controllare apertura, modifica e cancellazione. Quindi vediamo vediamo di iniziare. Vi ino.c sono. Potevo almeno salvarmi main. Ok, a questo punto int fd uguale i notify init. Devo dare niente flag se voglio il non block, però quindi notify init non ha parametri. Poi devo dire ho bisogno di dopo lo mettiamo a posto. Allora adesso devo dire i notify add watch fd rvd1 in modify or in delete or qual era il terzo? Deve modificare open
while 1 int n uguale read fd event size of event e cos'è event? Sarà l'evento che viene restituito dalla inotify, e l'evento della inotify e no è indicato qua e si chiama struct structure inotify event quindi se non ha letto quello, ok. E a questo punto cosa faccio? Switch no, devo fare un if perché possono succedere più eventi contemporaneamente. Quindi mi sono scordato il nome, come si chiama il campo? Mask, semplicemente. If event.mask and in open printf il file, facciamo prima aperto, modificato. Cancellato, in tal caso c'è qualcosa che non quadra, perché questo chiude quello, questo chiude quello. No, va bene, è solo indentato male, però allora vediamo come vanno le cose. GCC meno O fino allora. Abbiamo il nostro file tf, ok? Punto barra ino punto slash tf. Contro la tab, se io faccio cat tf, c'è qualcosa che non quadra. Rm tf, no, non sta funzionando.
Vediamo se ho dei problemi. No. Dov'è il problema? In questi casi, se siete pigri, una cosa che si può fare, intanto con un estresso, senza stare a mettere delle stampe di controllo, vediamo. Non sta funzionando. Io l'ho fatto la sua, è più fortunato di me. Sì, adesso andiamo a vedere. Intanto qui questo l'ho fatto per vedere, senza fare stampa di controllo, che le due system call abbiano dato esito positivo e sembra essere andato. È già la seconda volta oggi che a lei funziona meno. Allora adesso proviamo a vedere. C'è qualcosa che non quadra nel... perché fa la read, fa perché fa fstat 64 MB/s che non gli ho chiesto io. Se io faccio così, dice da queste cose, però non me le stampa, come se come se non gli arrivasse. Allora il problema sta nel fatto che non legge bene questo, non legge bene questa struttura. C'è un problema BI. Quindi nread printf n, mettiamo anche un percento x con event.mask, che vediamo di capire perché. Quindi avete visto, a ogni operazione punto barra ino tf aperto, no, adesso funziona anche a me, non so perché. Cosa dobbiamo controllare? Modificato vi hai. Ciao.
9A ETF aperto, modificato, aperto, modificato. Adesso se faccio RM ETF mi dà modificato ma non mi dà cancellato. Comunque l'idea è che la struttura di iNotify siamo riusciti a utilizzarla e ci dà la segnalazione delle cose. È molto comoda questa per tante applicazioni. Se avete bisogno di vedere quando vi viene modificato un file, potete metterci una sorta di come si chiamano, breakpoint sulla modifica di un file. È una novità abbastanza recente del kernel Linux. Andiamo a vedere queste. Ecco, l'altro esercizio era un po'. Era un po' cattivello questo, perché bisognava andare. È un esercizio di ricerca. Come fare a fare un file senza nessun blocco dati. Noi insieme abbiamo visto la possibilità di fare un file con pochi blocchi dati. Se scriveva un byte a un indirizzo chissà dove e però alla fine non era zero blocchi dati. Vedete, qui si vuole fare un file con zero blocchi dati. Come si fa? Bisognava andare a cercare in giro e vedere se si riusciva a trovare la soluzione. Vediamo come si fa a fare un file. Si può fare con la open, poi si scrive, ma allora bisognava vedere che c'è un altro modo per creare un file. Vediamo se mi ricordo bene. Ed è mknode. Ovviamente questo è il comando. Serve per creare un file system node, file, device, ok. E vediamo. No. Arrivo subito da te un secondo. Stavo guardando una cosa. Però non è scusato. Prego, puoi arrivare. Quindi sarebbe provato con fare aprire un file e modalità e con la singola tra il ricordo scondato in fondo il gioco fare quella finale. E poi mi smetto il file, diciamo, però mi dava comunque una minima quantità di un blocco. Se uno apre il file in append mode, qualsiasi cosa uno faccia, la write in maniera atomica va alla fine del file e scrive, perché è la modalità append. Se uno vuole fare il file col buco non lo deve aprire in modalità append, lo deve aprire in modalità... E tra l'altro la fine file non si mette mai artificialmente, perché se lei anche scrive un control D, control D viene letto come control D,
perché alla fine del file viene dato quando il file system è arrivato a darle tanti file quanti sono scritti nella node. Quindi non ci sono caratteri vietati in un file Unix. Non è come ad esempio nel vecchio DOS dove CTRL Z qualsiasi cosa succedesse era la fine del file. Io di solito per fare dei dischi per le macchine virtuali uso questo comando. PS uguale a 1024, count uguale 0, sec uguale 1024, e qui adesso faccio ls-sl barra temp disk image. Ecco, perché si vede che avevo fatto un esperimento, c'era una vecchia disk image. Vedete che disk image non occupa niente. Allora, una tecnica può essere quella di dire, ma come fa questo a farlo? Semplice. Glielo chiediamo e a questo punto impariamo come fa. A parte tutto il resto, ecco qua la risposta. La truncate è la risposta. La truncate vi tronca il file, ma ve lo può troncare sia espandendolo che riducendolo di dimensione. Quindi la truncate, se voi aprite un file, fate una truncate alla dimensione che volete, lo richiudete, e un file che è stato portato a quella dimensione senza scrivere nulla. Quindi la soluzione di questo esercizio, che era un esercizio più di ricerca di feature che altro, era fatto così. Cosa diceva il testo? Bisognava farlo diventare... Il testo diceva che lo volete lungo 1 miliardo di byte. Quindi CP int fd uguale open argv di 1 o write only o create o trunk 0666, è un file un po' diabolico. A questo punto faccio truncate fd un 1 miliardo, close fd.
è grasso perché è un miliardo, è magro perché non occupa nulla. LS-SL ed anche no, che è 0 ma è 0. C'è qualcosa che non torna, vediamo se ci dà qualche altra idea questa cosa. E qui abbiamo right e right, chissà se questo non dovrebbe essere questo. No, allora me ne guardiamo man truncate. Ok. Perché mi sono sbagliato, perché la truncate fallisce, perché la truncate vuole un descrittore, io devo mettere la F truncate se voglio troncare un descrittore. E quindi non vedevamo l'effetto perché ok, adesso va. Quindi state attenti quando programmate così senza guardare gli errori, perché siccome non vi fa vedere gli errori, quella falliva la system call ma non lo si vedeva. Invece così avevo semplicemente sbagliato, avevo chiamato la truncate al posto della F truncate. Andiamo a vedere l'altro esercizio. Perché? Perché sono andato in questo schermo di qua. Lo script deve creare una sottodirectory per ogni suffisso che compare nei file della directory corrente. Quindi se sono presenti file apdf, bott, cpmg, dpdf, eodt, gh, deve creare directory pdf, odt e png, e per ogni file con suffisso deve creare un link simbolico per poter accedere a tutti i file con lo stesso suffisso, cioè che è la directory png. Dentro la directory png ci sono string simbolici, cioè tutti i file che finiscono in png. Ok, come lo fareste? Intanto si potrebbe cominciare facendo le directory. Si potrebbe fare per ogni file creo la directory. Possiamo tutte le volte creare la directory, ma non c'è il modo per dire fai la directory, però se si sa non dà l'errore. E poi facciamo il move. Abbiamo l'unico problema è alla fine che cosa? Trovare la maniera di dare un nome di file fino al codice stesso. Cosa? Vabbè, Oak mi pare un po' grosso, però si fa. Cioè, se uno dice Oak meno separatore punto print dollaro 2, o meglio print cosa ho fatto? Perché devo proteggere print dollaro
l'ultimo, che cos'è successo? E scrivo a.pdf, risulta pdf. Quindi vediamo di fare uno scrippettino, dir.sh sharp bang bin bash for i in asterisco do dan echo dollaro i e poi scriviamo suffix uguale echo dollaro i pipe oak meno f punto apice print dollaro n f number of field, cioè l'ultimo apice semplice e chiusura della parentesi dollaro suffix. Vediamo. Beh, mi pare che le cose incominciano a convergere, quindi sono riuscito a trovare per ogni file il file al suo suffisso. Però c'è un problema tecnico, se non c'è il suffisso mi dà l'intero nome del file, eh? Quindi sì, no, ma questo non fa analisi del tipo, dice no, solo che metti in giro, lo metto nelle directory a seconda del suffisso. Per esempio, oppure dire se, siccome ce l'abbiamo già, considerare proprio che se sono uguali, vado avanti, quindi solo se sono diverse. Allora a questo punto voglio vedere man mkdir c'è un parametro per dire quiet verbose mode per notare, però il quiet ce lo facciamo anche per conto nostro, notore anche se andare nulla è un quiet fatto in casa, quindi facciamo CH modo così dopo non dobbiamo stare a chiamare la shell a mano. Vi dir.sh, quindi if dollaro i diverso dollaro suffix then fi. Allora adesso vediamo se passo passo si fa le cose più con calma, quindi vediamo se questo mi prende solo quelli col suffisso. Sì, vedete abbiamo eliminato tutti quelli che non hanno suffisso. Allora a questo punto il fine del gioco è qua, mettiamo un echo per ora, echo mkdir punto dollaro suffix. E poi dovrei fare ln-s
dollari, posso anche semplicemente dire punto dollar soft, essendo una directory dentro mi crea il symbolic link con lo stesso nome, o se no, se volete, barra dollaro i, non cambia nulla. Vediamo quindi alla fine se questo per ora, quindi vedete, mi creerebbe punto c, un miliardo punto c, sì. A questo punto si tratta solo di togliere i due echo e fargli fare le cose con maggiore ampersand dev null al in teoria, sì. Sì, però come lo potrebbe mettere? Dovrebbe fare punto PDF, punto PDF. Vabbè, è un caso particolare. Ho fatto di male. Vabbè, questo era quello che mi aspettavo. Ma adesso questo sta funzionando, modulo. Però secondo me così non funziona, perché avendo settato questo così, vabbè, bisogna fare un po', perché questo che cosa fa? Se voi fate, se io faccio cat.c barra ipctest.c, no, cat, punta se stesso, allora per farlo funzionare devo mettere così, perché da dentro va a puntare un livello fuori. Allora vediamo, dobbiamo fare rm meno rf punto punto c punto orig dato punti o li ho fatti tutti 2, 4, 6 2, 4, 6. Va bene, e adesso questo funziona. Abbiamo semplicemente il problema adesso che dobbiamo, non capisco perché questo, se dico maggiore ampersand slash dev slash null, dovrebbe evitare di dare errore. Pet fd number, hanno cambiato quella sintassi lì.
che è maggiore ampersand, ha sempre voluto dire bit bad file number due, vuole il 2 maggiore per dire lo standard error. Vediamo. Ok, ce l'abbiamo fatta al fine. Ok, quindi abbiamo diviso i file per tutto. Sì. È fatto così. Per ogni elemento della directory corrente faccio in suffix, ho trovato la maniera di tirare fuori il suffisso e guardo se $i è uguale al suffix, viene gestito punto .pdf, perché nel caso di punto .pdf il file si chiama punto .pdf, suffix è pdf, ok? Io ho fatto un file nascosto in quell'intenzione, tipo punto attuale. Sì, viene gestito perché ho, avendo fatto l'intenzione è alto, tutto alto, è alto in senso file che c'è un altro alto. Perché il tutto sta nel fatto che non ho detto prendi il secondo, ma prendi lui. Ok, ci fermiamo qua per oggi. Vi ricordate che le parentesi quadrate sono in realtà il programma test. Ok? Sì, capisco il problema di. Sono le parentesi quadrate che sono il programma test, questo falso nome. Ok. Qualcuno di voi si è andato a vedere due notti? Neanche io, ma la prima sono dovuto andare a prendere una figlia che era andata a vedere con me. Allora, il direttamento ho sofferto di problemi per conferma, anche se non ho qui che faccio a me. Il giorno prima della prof track, che deve essere il 29, 28 e 29, a Roma c'è un convegno su Ubuntu. Quindi se ci voglio fare un salto a Roma per vedere una cosa, il gruppo di Ubuntu T è molto attivo per traduzione, per tanta attività, ma anche fatto il gruppo Ubuntu Women per collaborazione tra le donne di Ubuntu, e hanno bisogno di nuove forze per rendere sempre più fruibile la distribuzione,
per, ovviamente voi potreste partecipare nelle parti più diciamo di bug fix, interventi tecnici, perché ci sono anche persone che non hanno competenze informatiche, che sono utilissime, devono fare altro che prendere le stringhe dei programmi 18N e italianizzare per le persone che non parlano inglese, no? Ed è, non è un lavoro da informatici quello, ma è un'opera sacrosanta che consente di avere la localizzazione della distribuzione. Diciamo il cuore che questo di Ubuntu IT è in Toscana, dove c'è il gruppo più ristretto di persone che portano avanti Ubuntu IT, specialmente nell'area di Siena, perché, però ce ne sono spazi in tutta Italia. Paolo San Michele è un po' il fondatore, tale fondatore del gruppo. Ok, ci vediamo allora martedì prossimo. E mercoledì prove per la concorrenza, esercizi di concorrenza per lo stecco di venerdì. Potrei guardare come ultima cosa se mi ha risposto Rubini che va bene sabato. Allora, le notizie sono che mi hanno risposto tutte e due, sia di Felice che Quini. Di Felice è ok per la lezione, chiede solo che di vederci un attimo per vedere cosa ho fatto io per non ripetere cose del genere. Rubini dice che deve sentire il capo, la moglie, per vedere il coordinamento familiare. Scusi ancora, ci ho messo le parentesi qua, però mi dice, atteso per la 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 mi dice.